Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura oggi andiamo a San Donato in Piave, parliamo di School Experience, una esperienza con ben 1500 ragazzi di San Donato che fanno parte di una manifestazione, di un evento legato proprio al cinema. Da qui parte questa esperienza che appunto con School Experience arriva nel resto dell'Italia. Ma ci chiarisce il tutto nel servizio di apertura Cristiano Pellizzaro. Sindaco, cosa augura a questi ragazzi in apertura di School Experience? Beh, di utilizzare lo strumento del cinema, ma soprattutto del film fatto bene e bello, per ad esempio scegliere cosa vogliono diventare da grandi. Questa è una delle esperienze più magiche che può offrire appunto questa arte, che consente di volare nel tempo e nello spazio pur restando sempre fissi 2 ore nello stesso luogo. Per San Donato cosa significa aprire una tappa su 4 regioni dello School Experience? Beh, è un privilegio, perché essere associati a questa esperienza di Gifoni, per la quale ringrazio il direttore Claudio Gubitosi, in qualche modo ha portato una ricchezza a San Donato, quella di vedere dei ragazzi e delle ragazze felici di quello che stanno facendo, ma soprattutto anche di mettere in moto l'esperienza della riflessione, del confronto, eccetera, proprio per confrontarsi e crescere. Professoressa Dariol, cosa rappresenta questo progetto per voi insegnanti e per gli alunni che portate, che partecipano? Per noi dirigenti e insegnanti significa portare appunto i ragazzi verso un'avventura nuova e speciale, che è l'avventura data da un film, dove arrivano emozioni, colori, immagini e soprattutto la fantasia del bambino, dei bambini coinvolti, che andranno oltre i confini della quotidianità e quindi un'opportunità sempre di ampliare gli orizzonti di tutti. Luigi Notar Francesco di nuovo a San Donato di Piave, dopo le giornate di cinema Movie Days, ora di nuovo Gifoni qui a San Donato con School Experience Festival, un progetto sostenuto anche da MIUR e MIBACT. Cosa farete qui a San Donato? Come coinvolgerete gli studenti del territorio? Sì, salve a tutti, siamo qui oggi finalmente per inaugurare la prima edizione del Festival School Experience, finanziato e promosso da MIUR e MIBACT, all'interno del progetto Cinema per la Scuola 2018. Festival toccherà 4 regioni fondamentalmente. La prima tappa abbiamo ovviamente deciso di scegliere San Donato per una serie di rapporti che abbiamo da tempo, come avete menzionato, quindi il terreno è fertile, i ragazzini saranno coinvolti in tante attività, laboratori, workshop, anche laboratori per i docenti, ma le attività focali saranno in primis il cinema, quindi con le 3 sezioni in concorso, Future Experience con i lungometraggi, Short Experience con i cortometraggi professional e Your Experience con i cortometraggi diciamo delle scuole italiane, delle associazioni che li hanno supportati. Invitiamo chiaramente la popolazione a partecipare, ci saranno oltre in tutto il festival, che toccherà le 4 regioni, come dicevamo, circa 10.000 presenze di studenti. A San Donà ipotizziamo oltre 2.000 presenze tra studenti e 200 per i docenti. Altro punto finale che sarà poi presentato nella serata del 24 è la realizzazione del cortometraggio, che vedrà coinvolti tutti gli istituti del territorio del Basso Piave. Quindi vi invitiamo a partecipare e buona visione. In ultima battuta, cosa sperate che resti a questi ragazzi dopo la School Experience Festival? Ma sicuramente la motivazione e partecipazione alla materia cinema, che poi è il tema fondamentale del finanziamento che i ministeri MIUR e MIBACT hanno voluto per questo progetto, che noi riteniamo molto importante con Gifoni e che da circa 50 anni diciamo, proponiamo non solo al nostro territorio ma un pochino a tutti i partner d'Italia. Quindi siamo felici che finalmente sia partita questa legge e che sia arrivata già alla seconda edizione. Speriamo bene per il futuro. C'è grande partecipazione però. In bocca al lupo a tutti.
La cronaca ci porta a Ponte di Piave, armato di mannaia, ha distrutto il portone d'ingresso del condominio in cui vive, poi si è barricato nel suo appartamento, continuando la sua opera di devastazione, terrorizzando tra l'altro gli altri residenti che si sono rivolti poi ai carabinieri. Tutto è accaduto ieri sera a Ponte di Piave, presso una palazzina, al civico 8 di via Risorgimento. Autore di questi atti vandalici, un cittadino cinese, un 34enne, con problemi psichici. Per calmarlo e quindi convincerlo ad uscire da casa e ad essere così accompagnato in ospedale a Treviso, dove è stato sottoposto poi alle cure del caso, si è dovuto intervenire il mediatore dei carabinieri, supportato dagli stessi colleghi della stazione di Ponte di Piave. Cambiamo pagina, andiamo a Portogruaro e parliamo del nuovo rondò che dovrebbe sorgere lungo la statale 14 nel territorio di Lisona, in via Attigliana. Quel pezzo di strada statale più volte purtroppo teatro di numerosi incidenti stradali, proprio lì dove sorge la casa del trattore, per intenderci, dovrebbe sorgere una rotonda per mettere in sicurezza l'incrocio, ma a quanto pare qualcosa è da rivedere. Sentite infatti chi ha le rimostranze in merito, intervistato da Aldo Curtarelli. Siamo a Lison con il consigliere comunale Alida Manzato, consigliere comunale di Portogruaro, con un rappresentante della famiglia Marzinotto, che è della Casa del Trattore, un'azienda metalmeccanica qui di Lison, e con un cittadino che abita in questo posto. Perché questa intervista? Perché verrà realizzata una rotonda per risolvere i problemi di tutti gli incidenti, ma di un posto evidentemente che ha creato alcune difficoltà. Però voi siete venuti a conoscenza di questa rotonda che l'ANAS dovrebbe fare senza essere stati interpellati, e comunque questa rotonda non risolve i problemi vostri. Ecco, sentiamo un attimo la consigliera. Sì, questo incontro l'abbiamo richiesto soprattutto per fare un po' di chiarezza e per mettere in evidenza alcune lacune, diciamo anche gravi, prima di tutto dalla parte dell'amministrazione comunale, che ha messo di fronte al fatto compiuto anche i consiglieri comunali in merito al progetto di questa rotatoria. Rotatoria ovviamente che verrà realizzata da ANAS, che però, come ha anticipato lei, non risolverà i problemi né delle attività commerciali, neppure però di tutte le persone che transitano e che si trovano ad entrare o ad uscire dalla frazione e verso la frazione della direzione di Portogruaro di San Stino. Ecco, sentiamo un attimo invece un imprenditore, il quale ha un'azienda, e che problemi gli crea questa rotonda e soprattutto cosa si dovrebbe fare per risolvere il problema anche di chi lavora. Sì, come ha detto lei, questo progetto invece di crearci degli aiuti ci crea delle problematiche, perché il progetto che ci è stato presentato, un progetto che a noi è stato presentato da poco, invece di venire incontro alle realtà imprenditoriali ma anche ai cittadini, ha tenuto conto solo della viabilità della statale 14, di conseguenza il progetto non ci aiuta in nessun modo, anzi ci crea del danno, perché non si è tenuto conto che sono realtà che passano dei mezzi agricoli o autocarri o quant'altro, che non riescono a passare nella nostra attività e anche le altre attività limitrofe, quale il bar che c'è qui, senza creare dei disagi, e questo per noi è un problema. Quindi vorremmo che venissero prese in considerazione delle osservazioni di chi vive nel posto e chi esercita questa attività, perché la nostra azienda è da più di 70 anni qui presente nel territorio, e di conseguenza avremo bisogno di valutare degli adeguamenti a questo progetto per venire incontro a noi come attività, ma allo stesso tempo anche per accedere al paese di Lison, a uscire, accedere, perché sì, si va a migliorare la statale 14, però non l'inserimento presso la statale. Non è solamente la sua attività, ma molte altre che hanno questo problema, però c'è anche chi vive. Ecco, sentiamo da un cittadino che abita in questo posto. Sì, il problema della rotatoria, così come c'è stata presentata, non risolve l'integrazione sul paese di Lison, perché vista dal progetto, ripeto quello che ha detto anche l'amico, è stato presentato pochi giorni fa come un dato di fatto, e il problema vero, che non è tanto la statale 14 ma è l'imbocco per via Caduti e verso la statale, rimane così com'è, perché si realizza una rotatoria che sposta di qualche metro l'incrocio di Lison, però l'imbocco della statale 14 rimane così com'è. Un mezzo pesante
o anche altri mezzi che entrano ed escono dalla statale si bloccano, col rischio che poi le macchine che arrivano dalla statale in velocità provochino un incidente. Io sono in macchina tutto il giorno, questo è uno degli incroci che sono più pericolosi della zona. Ecco, cosa si sentirebbe dire all'ANAS? Mettiamo che l'ANAS veda questo video, beh, parli all'ANAS e chieda cosa vorrebbe. No, vorrei, ma non solo io, penso che anche tutti i cittadini. Diciamo a nome un po' di tutti. Esatto, niente, vorremmo che ci fosse un incontro innanzitutto con ANAS perché vengano prese in considerazione le nostre problematiche e cercare di risolvere, non lasciare un punto fermo questo progetto, ma cercare di trovare una soluzione comune per tutte le attività, cioè farsi sentire anche noi, non lasciare tutto così com'è. Ecco, come consigliere comunale si sente di chiudere questa intervista? Sì, dal punto di vista politico indubbiamente è necessario un incontro con ANAS, soprattutto per fare chiarezza su quella che è la posizione e l'interazione che c'è stata fra l'amministrazione comunale e ANAS. A livello politico noi consiglieri comunali, soprattutto i consiglieri comunali di minoranza, durante le commissioni hanno proposto e sottoposto numerose varianti proprio perché la realizzazione della rotatoria potesse incontrare tutte le esigenze sia di chi transita in strada statale ma anche di chi deve entrare ed uscire dalla frazione di Lison, osservazioni che quanto pare non sono state non solo recepite, cioè non solo accettate da ANAS, ma ANAS non le ha potute proprio recepire perché sembrerebbe non fossero neanche mai state presentate. Quindi noi sicuramente un incontro potrebbe essere chiarificatore per i cittadini ma anche per noi consiglieri per capire qual è stata l'attività di intermediazione fra l'amministrazione comunale e ANAS. Posso permettermi, noi abbiamo dato anche dei suggerimenti all'amministrazione comunale durante l'incontro che è avvenuto, semplicemente due consigli su un piccolo spostamento della rotatoria e una modifica dell'incrocio verso la via Caduti della Patria, sono dei cambiamenti che costano poco o niente e quindi a mio avviso, ma come anche le altre persone che hanno ascoltato, si potrebbero mettere in campo anche senza tanta fatica. Il nostro non è un mettere il bastone fra le ruote nel interrompere un progetto, perché comunque la viabilità è evidente che qui va sistemato qualcosa, ma è quello solo di rendere anche l'accesso di Lison per tutti questi cittadini facilitato e in sicurezza anche. E ora cambiamo pagina, andiamo a Medulla di Livenza per parlare di Aboje. Aboje non è solo un evento, a Aboje è anche ormai una caratteristica, una denominazione per il territorio di Medulla di Livenza. Non a caso da quest'anno lo stesso sindaco Arnaldo Pittone ha voluto in qualche modo sposare questa definizione a Aboje con un tratto di cartello che ha sollecitato anche qualche polemica. Al di là di questo, l'evento a Aboje ha raccolto ancora una volta grandi successi. È andato a vedere questa manifestazione Aldo Cultarelli. Con Renzo Battistella, vicepresidente della Proloco di Medulla di Livenza. Questa sera l'ultima serata della Aboje, queste sei serate tra la festa della birra e della Aboje. Ultima serata, c'è il pienone, la gente sta continuando ad arrivare, siamo appena all'inizio della serata. Ecco, ci può fare un resoconto a questo punto di queste sei giornate? Sì, certo, grazie intanto a tutti coloro che sono venuti a partecipare alla nostra festa, a collaborare in queste sere. Devo ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato, a partire dalle cucine, dalle griglie, il bar, i camerieri, tutti coloro che hanno fatto l'allestimento e un grazie a chi è venuto a trovarci, a pranzare, a cenare qua con noi, a assaggiare le nostre specialità. È andata bene, è una bella festa, sia la festa della birra che la Aboje sta diciamo prendendo piede e la gente è incuriosita dal nostro menù. Questa sera c'è gente da Bibione, da piuttosto che da vicino Castelfranco, quindi un po' la pubblicità ha funzionato e la curiosità c'è. Non rimarranno sicuramente delusi, in quanto qua a Medulla lo sappiamo, si mangia bene e è il nostro cavallo di battaglia. Quindi l'appuntamento è rinnovato per maggio alla festa del pesce e il prossimo anno di nuovo alla festa della birra. Ecco, nel frattempo da oggi a maggio, le prossime iniziative della Proloco? Sicuramente ci sono delle iniziative sia nel periodo natalizio sia per Capodanno oppure nella primavera. Anche domani, sebbene che la festa è chiusa, c'è un autoraduno di auto
diciamo cavalli ignoranti si chiamano, e noi faremo a loro il pranzo. Ecco, grazie e ci vediamo sicuramente molto presto. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che sono venuti a Meduna. Arrivederci. Con Arnaldo Piton, sindaco di Meduna di Livenza. Ecco, questa è la sesta serata, si chiude il weekend della Boie e lei è stato quello che l'ha iniziata questa festa, e non solo l'ha iniziata, l'ha anche scritta in qualche tabellone. Ecco, oggi da sindaco intanto cosa si sente di dire come ex prologo, diciamo presidente prologo di questa manifestazione, ma lei come sindaco come intende lavorare con questa associazione? Beh, intanto un saluto a tutti i telespettatori. L'evento l'ho creato io 5 anni fa, in realtà lo hanno creato i stessi medunesi nel 1881. Io da presidente della Proloco l'ho riportato, adesso non sono più presidente perché sono sindaco di questo straordinario paese. La Proloco lo sta portando avanti benissimo, la Proloco la ringrazio pubblicamente perché i volontari è l'anima di questa associazione qua. Questo ragazzo qua, che è un caro amico mio, è uno di tanti camerieri che abbiamo, giovane, che sono la linfa e il futuro di questa associazione. Quindi è importantissimo che ci siano, e noi come amministrazione abbiamo l'obbligo di fare tutto perché vadano avanti, anche per la promozione del territorio e la promozione di quei tipi di piatti che negli anni sono stati persi, e queste associazioni li ripropongono. Ecco, come amministrazione come vi muovete adesso per la promozione del territorio e un po' per renderlo sempre più appetibile a chi vive fuori naturalmente Meduna? Beh, io, i miei consiglieri, il mio gruppo, la mia giunta dice che ogni tanto sono matto, no? E la promozione si fa dando cose che stuzzicano la curiosità, che fanno parlare, chiacchierare. Non da poco le insegne della Boia all'ingresso del paese, l'ho fatto perché sono orgoglioso di averlo fatto, perché abbiamo una nostra storia, ma anche perché appunto suscitano curiosità, e quindi la chiacchiera, le passaparola e la promozione del stesso territorio, e dalle piccole cose così si fa la promozione. E adesso andiamo a Cima d'Olmo invece per vedere la festa con gli alpini, che con la sezione appunto di San Michele di Piave hanno festeggiato i 60 anni del gruppo. Vediamoci il servizio. Grande festa per il gruppo Alpini di Cima d'Olmo, che proprio ieri ha festeggiato il 60° anniversario della propria fondazione. Il gruppo, che oggi conta 80 soci, appartiene alla sezione di Treviso ed è stato fondato nel 1959 da 6 soci, Rino Ceccon, Armando Vidotto, Arturo Masetto, Ugo Marchi, Carlo Buosi e Rino Facchin. A seguire Ilario Vendrame, Giorgio Grigolin e Mauro Cadamuro. Invitati alla ricorrenza tutti i gruppi della sezione ANA di Treviso, con lo stesso presidente Marco Piovesan e il suo vice Michele Coiro, il sindaco Giovanni Ministeri e le associazioni d'arma e di volontariato dello stesso comune di Cima d'Olmo. La festa è iniziata con l'ammassamento a Cima d'Olmo nella mattinata, proprio nel parcheggio del campo sportivo, a cui poi è seguita la sfilata al monumento di Piazza Martiri, l'alza bandiera e la messa alle 10:30. Più tardi, verso le 11:30, invece c'è stata l'inaugurazione del dono alla cittadinanza e la sfilata fino alla sede degli Alpini, con il saluto delle autorità e il pranzo nella sede della polisportiva Voluntas a San Michele di Piave in via Bortolina. Nel pomeriggio invece è arrivata la castagnata per tutti. A Monte di Livenza i leoni di coach Renato Barbon lottano e conquistano la prima vittoria del campionato di Serie A3 contro la Vivi Banca Torino, una partita lunga e sudata in cui i bianconeri hanno dimostrato grande cuore e carattere, centrando così il 21° successo consecutivo. Coach Barbona ha ribadito: abbiamo portato a casa il risultato di un campo su un campo difficile, bene i primi 2 set con ottime percentuali sia in ricezione che in attacco, poi un calo anche dovuto alla pressione che ci hanno messo gli avversari, e siamo calati tutti in tutti i fondamentali. Alla fine ci abbiamo messo carattere e motivazione, con Albergati che ha ripreso a giocare con sé, e abbiamo portato a casa i primi 3 punti di questa bella e nuova esperienza. Dallo sport passiamo invece agli scatti dal territorio, c'è Vinicio Scortegagna con
Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna, grazie a voi tutti telespettatori per aver scelto l'informazione del Veneto Orientale. Vi ricordo che potete contattarci via telefono allo 0421 74674, ma potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre, rimanete con noi. Buon proseguimento con la nostra rete. A risentirci.